Buonasera a tutti. Questa sera presso la Casa dei Popoli qui a Barano d'Ischia abbiamo l'onore di avere tra noi il soprano Paola Occhi, che è stata presente anche ieri sera durante la cerimonia di premiazione del premio di poesia internazionale 8 milioni. Buonasera Paola. Buonasera, buonasera a voi. Bentrovati. Grazie a lei. Le impressioni circa la serata di ieri? Allora, io mi sono trovata benissimo. Tanto un'ospitalità eccezionale e non ero mai intervenuta in un convegno internazionale della poesia, ma è stato veramente interessante, veramente toccante anche, perché le poesie, come mi diceva Bruno Mancini, non vanno lette e interpretate, vanno lette e basta. Sono d'accordo. Lei ieri ci ha fornito una splendida interpretazione di tantissime canzoni, anche alcune insomma difficili, immagino, dal punto di vista proprio musicale. Sì, ieri sera ho presentato un programma un po' particolare, questa sera invece presento un programma molto più leggero, molto più all'altezza del pubblico che comunque degli anni 40, anni 50, insomma una roba un po' più... Meno... Quindi più una serata a sì, sera. Sì, 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 una cosa un po' in compagnia. Ha mai pensato di cantare una poesia in versi, anche a versi sciolti? Mi sarebbe piaciuto. Tradurla in musica. Mi sarebbe molto piaciuto. E forse è un'idea. Va bene, prossima. Ben venga. Grazie, grazie, grazie a voi, grazie a Paola. Grazie, grazie di cuore. Grazie. Vox Ischitana presenta La Mancineide. Non sono principi. Bruno Mancini, non solo un nome. Pensiero tragico, stiletto al centro del mio centro, per me che ascolto Gilda, tra meridiana immobile e forse antichi flussi di misteri. Malie. Non più baldo dissacratore, scalzo su braci aculei, quando solstizio di desiderio per lei ristagna nell'apparire, simulacro di chi non fu. Io sì, la vidi singhiozzare, i battiti a milioni, sacrilegio di tutte le bestemmie e l'ideogramma dell'unica condanna, che siate maledetti. Nel fingere bucoliche attrazioni, nirvana, catechesi o piacea, ancora sommo offese e pentimenti dei miei di lui, dei miei di lei, forse violenze, o forse candeline sulle torte, e mi presento il conto, espresso in Babilonia di sfinge poliglotta, sensazioni, sentimenti, di mie passioni sfatte. Mentre su in cielo, un titolo a sei colonne. Lui sarà mio. E si chiamava Ignazio.